Ed eccoci, ragazzi, nel secondo episodio di questa fantastica UHC. Siamo ancora infognati, infognatissimi con i casini, però dai, ce la stiamo facendo. Intanto, qualcuno si è unito, vediamo un po'. Chi c'è online. Chi c'è online, ragazzi. Siamo nel secondo episodio. Me. Ora mi sentite? Eh? Ti sentiamo? Eh, sono secondo episodio, ragazzi. Ho dato la spada a Creamor. Grazie, te la do. No, no, tieni, tienitela, ce l'ho, ce l'ho, eccola. Ah, ok. Uh, sì, ragazzi siamo un... nel secondo episodio. Allora, raga, dobbiamo sopravvivere, mi raccomando. Io non ho fatto niente, ma shh, a parte Mattia Lone Che crasha. Ma zitti ragazzi, noi siamo più forti, Voi, non, loro non lo sanno. Ho trovato anche un bel carbone. GG per me. Bravo! Intanto, Matt, Gg, dove sei? E io ho riavviato il rooter, ma non mi fa entrare nel mondo. Continua a provare, fai qualcosa. Forse, forse, forse sta entrando, forse non, non cantiamo vittoria troppo presto, ma forse sta entrando. 5 secondi dopo. E Matt si riunisce alla partita, incredibilmente, ragazzi, questa vhc è maledetta, ve lo giuro, io non ce la faccio. Il epico. No, io ho il carbone. Aspetta a voi, raga. Il cadvo di sta best dettagli. Anche se prima sono rimasto offline, dicevamo. Vabbè, comunque lascio fare l'episodio e tiro un po' le palle dopo. Vai tranquillo. E se hai carbone, qua c'è una fornacella, magari porta un po' di carbone che sto cuocendo tutta la carne che trovo. Ma il ferro anche, va bene anche? Anche è invitato? Soprattutto il ferro. Mm, bla bla bla. Vabbè, allora, raga, sto mettendo qua robetta oh, in giro. Okay, perché cioè, ecco, dodo, eccolo che Ma sono 15 di ferro. Quindi, bella per me. Grande, bella per tutti. Porta il ferro. C'è la zona Fornaci. Vai, smelta tutto. Vai! grande così. Io qua ho fatto una mezza farma automatica di cibo. Mettendo i cactus Guarda. intorno a sto spawner. Sei, sei, sei bravo a fare le farm? Sì. This is good, my friend. No, don't bad. Così bravo che ci sto rimanendo anche io un altro po' nella mia stessa farm. Porca. No, no, ok, signori, andiamo a Aspetta mettere il cibo. Siamo te in tepolo in mano. Aspetta che. Uh, l'hai Oh, anche il fornace l'hai messo. Aspetta arrivo. My friend! Vai, vieni I... che ci sono le fornace, abbiamo bisogno di carbone. I always come back. Eccoti i carboni. I carboni. <ride> 4 per ogni cosa. Bravo, oh, bravo, rifornisci. Se mi dispiace, grazie, gentilissimi. Prendi tutto quello che vuoi, mangia, mangia, non ti preoccupare. Raga, dobbiamo recuperare il tempo fette, perso, eh. Ok, io mangio perché so, sono affamato. Mattia, Dion, visto che sono Gesù, ti do uh, delle cotovette. Ecco a te. Grazie, grazie, troppo gentile. Comunque, a parte ciò... Uh, C'è anche un piccolo in legno. Chi lo vuole? Nessuno. Adesso metto a cuocere anche il ferretto. GG, uh, penso due basti, lo presumo. Eh? Due, ok, sì. bravo, cuoci, cuoci. Perfetto, adesso vi farò vedere anche le torce, chi vuole un po' di torce? Tutti vogliamo un po' di torce Ragazzi come avete visto ci siamo divisi i compiti, abbiamo Super che Matt che è appena arrivato e quindi sta ancora trovando una sua collocazione nel mondo E io che ormai sono il coltivatore di alberi e di maiali, questa è la mia fine ecco, ormai Oggi il nostro caro youtuber crea orcia allo stick verde, non si sa il motivo ma ok va bene così Uh, tre di ferro, raga. mi prendo. faccio no, il di ferro. Vai, tu sei addetto al ferro, quindi fai tutto quello che serve. Io continuo a prendere roba da mangiare. Don't worry, Pietro is. is. is strong. Allora, per il momento abbiamo quattro mele. Ok, non to Due di ferro, dai, un altro di ferro. Dai, eh, sgancia, paga Perfetto. Adesso Ma com'è sono... che ho perso metà metacupo? Voi eh? che mi avete visto? Sei stato fermo perché no, hai perso un cuore? cuore. Ma porcus. Beh, io ho perso un cuore e mezzo. Ah. Ok ragazzi, è spuntato un altro alberello, no, meno no, male, dai. lo so. trovato questa miniera. Te, 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 de... danno, te, te devi mutare, zio Billy. Ah, è vero, cazzo. Scusate, a dopo. Ciao. <ride> zio canaglia. Cioè, 6 minuti che non si registra <ride> Vabbè. Allora, Ok, ragazzi, vabbè, raga abbiamo problemi di comunicazione su stavo HC, che vedevo di. Comunque, allora facciamo il punto della situazione per l'ennesima volta. Io sto continuando a prendere sta roba. Molto divertente tutto ciò. Insomma, questo è il primo episodio, il primo episodio è stato un po' moscetto. Il secondo episodio è appena iniziato. Speriamo di movimentarlo, ragazzi, cercando di recuperare più cose possibili. Allora, ho un'altra mela, finalmente. Siamo a 5 mele Abbiamo quindi Super che è nelle caverne a cercare minerali, carbone, ferro e roba del genere. Abbiamo Matt che sta gironzolando qua intorno, non so a fare cosa, qualcosa di utile voglio sperare. E io intanto sto qui che faccio cose, oh, vedi così, molto bene. Qua intanto abbiamo 9 pezzi di ferro, che male non è. E io a questo punto, non so, mi fare qualche attrezzo in ferro? Ancora no, secondo me. Ed ecco qua, super, grande super che arriva e porta roba, suppongo. Non ha portato un cacchio di niente. Vabbè, non importa, non importa. Allora, facciamo un attimo la stima del cibo che abbiamo. Come cibo, dovremmo essere quasi a posto. Io sto raccogliendo cibo per tutti, ragazzi, quindi, ovviamente. Insomma, penso che dovrebbe bastare sto cibo, che cacchio. Qua, intanto, la mia farm funziona, questi stanno morendo male. Non gliene frega niente a questi di morire male. Allora, fatemi fare un ingresso, perché porca zozza. Ok, ok, stanno morendo male. Dai, la farm funziona, è un po' pericolosa per essere un OHC. Tut Tutti sti cactus in giro per il mondo, magari non sono la cosa più furba del mondo. Tu dovresti morirci sopra il cactus, ragazzo. Non so se te l'hanno spiegato come funziona Minecraft, ma in teoria dovresti morirci male. Oh, quello pure è morto e andiamo a rigenerare le nostre fornaci con altro buon cibo ok nel mentre ragazzuoli non vi ho fatto vedere ma noi qua abbiamo una mappa che ci dice la zona dove siamo noi siamo qua ok come vedete siamo tutti e tre qua vicini mentre gli altri sono dispersi lontanissimo ce ne sono altri che sono proprio da un'altra parte della mappa quindi ci dovremmo incontrare il più tardi possibile spero ovviamente però per il momento va bene così intanto qua abbiamo una cesta vediamo un po' che cosa c'è in questa cesta di bello ok la carne la mettiamo a cuocere, ovviamente questa qua la iniziamo a buttare qua dentro, così va bene che male non facciamo, ok mettiamo anche un po' di questo e iniziamo a ripiantare altri alberelli, vabbè alberelli forse non ne devo piantare perché ce ne stanno già abbastanza, magari aumentiamo la possibilità di sponde gli alberi, quindi mettiamo un po' di così, facciamo roba utile signori, perché abbiamo bisogno di altro legno, non ne abbiamo tantissimo di legno, eh. devo dirvi la verità, purtroppo mi aspettavo di avere molto più legno. Ma siamo sponati in un cacchio di deserto bruttissimo con tre alberi in croce, che è una cosa veramente brutta. Però raga, non avevamo alternative. Una cosa che io vorrei tantissimo trovare, a sto punto mi allontano un attimo dalla farma di cibo, anche perché mi sarei un po' rotto le palle di farmare cibo, ragazzuoli. Volevo vedere se possiamo trovare delle canne da zucchero. Io qua non ho manco lo zoom, non ho niente. Laggiù in lontananza vedo qualcosa, raga. Laggiù in lontananza vedo qualcosa che potrebbe essere anche qualcosa di molto bello. Solo che non avendo lo zoom non capisco. Ma che è ghiaccio? Non siamo capitati in una zona bella. Diciamoci la verità. Siamo in una zona un po' schifosa, eh? Purtroppo è così. Però dobbiamo cercare di sopravvivere nonostante tutti i problemi. E lì vedo qualcosa di utile. Oh, iniziamo ad allontanarci un po' dalla nostra zona. Vediamo un attimino la nostra mappa, che cosa ci dice di bello. Dove siamo nel mondo in questo momento? Mi sto avvicinando a qualcuno? In teoria no. Ok, qua trovo altro legno, il che mi fa molto piacere, quindi quasi quasi una nuotatina me la farei per andare in cerca di altro legno, ragazzi, visto che purtroppo aspettare lì che esponano che gli alberi è un po' un casino. Quindi cerchiamo di Oh, le canne, sì, ragazzi, canne da zucchero. Canne da zucchero uguale carta, ragazzi, e carta uguale libri che è uguale uh, Enchanting Table, almeno spero che funzioni pure qua l'Enchanting Table. Dove sta l'altra canna da zucchero? Per... Perché non c'è una canna da zucchero? Cioè, mi sono perso una canna da zucchero, signori. Ok, i misteri di... della Bedrock Edition. Ero convinto che fosse da tre sta canna. Ma qua ce ne sono a... eh vabbè, ragazzi, ragazzi, da. Abbiamo svoltato, ok? Ti ho trovato una caverna, un'altra caverna. Ottimo, io ho trovato canne da zucchero, signori, quindi possiamo farci libri. appena troviamo delle pelli ah, ho trovato io la pelle anche mamma mia ci abbiamo il libro bella bionda raga grandissimo anche le gatte, eh? yes. ok allora raccogliamo tutta sta roba perfetto e qua ci sono altre canne da zucchero quindi a questo punto secondo me tra un po ci possiamo infilare tutti quanti in miniera sono quasi convinto ok 9 va benissimo allora ne servono 3 per fare un foglio quindi raga siamo a posto siamo a posto mi prendo queste altre due tanto per avercele e andiamo a prendere un altro po' di legna. Quindi mi prenderò della legna da questi alberelli qua e poi vediamo il da farsi. Raga, io penso che presa un altro po' di legna e altro po' di cibo possiamo andare tutti quanti in miniera. L'ha giudicato. Giusto raccogliendo ferro poi. Grande. Allora ragazzi, raccogliamo un altro po' di legno. Qua ci abbiamo anche delle pecorelle che non so a cosa potrebbero mai servirmi. Però intanto è bello che ci siano. Quindi tra un po' le andiamo a salutare con la nostra ascia magica. Porca zozza. E intanto prendiamo un po' di legno qua sparso in giro per il mondo. Così, perfetto. Raccogliamo anche quest'altro po' di legno, va benissimo così, siamo tutti quanti molto molto contenti. Ok, altro legno preso, ammazziamo questa pecorella in un modo terribile e agghiacciante e magari se io riuscissi a trovare, che ne so, per esempio una mucca, sarebbe una cosa molto bella. Ok, mangiare abbiamo mangiato, io prenderò altro legno, ragazzi, ormai io niente, il legno mi piace il legno, quindi prendiamoci il legno. Da questi alberi in teoria non dovrebbero spuntare mele, almeno in Java Edition le mele non spuntano. Da questi alberi qua, ma da questi qua invece sì, quindi li devastiamo tantissimo in questo modo selvaggio. Un po' di lag assassino. Ogni tanto che capita, ragazzi, però, pongo sia colpa del server. Vabbè, non è un problema. E continuiamo a rompere. Intanto siamo, ragazzi, ancora nel secondo episodio, 12 minuti dall'inizio del secondo episodio. Speriamo di fare cose belle. Allora, gli episodi dovrebbero essere 5 o 6. Mo' non mi ricordo. Le regole sono molto semplici. Non si può usare, non si possono usare incantamenti di fuoco. Non si può usare lava e non si può. Scavare sottoterra in linea retta, quindi il classico mo non, non mi ricordo il termine tecnico. Comunque quando cerchi diamanti e scavi dritto per dritto, quello è rigorosamente vietato a meno che non rimani bloccato da qualche parte e quindi non hai alternative. Però noi per il momento questo problema non l'abbiamo avuto perché siamo ancora all'aperto. Quindi che ce frega e continuiamo la nostra ricerca assassina. Sti cosi desponano, vero? Si sì, desponate? Vi faccio desponare più velocemente io? Dai, altre meluzze che ne ho sei. Ne siamo in tre, insomma, Già, per il momento. Vediamo cosa ho trovato. Di bello, cosa hai trovato di bello? Oro Grande, io per il momento sono a 6 mele, ragazzi. Su cuore, non fa ah. niente, non fa niente, non vi preoccupate. Aspetta, questo un altro ferro. Io qua prendo l'oro perché sì, perché voglio. Uno, due, tre, mannaggia solo tre raga purtroppo solo tre. Vabbè, vabbè. Ragazzi, abbiamo Come solo fare? tre pezzettini di oro, ma non fa niente, dai. Sono fiducioso che il nostro buon super ne troverà degli altri. Io intanto continua a sfasciare alberi. Solo che volevo cercare delle mucche, ma qua ragazzi non vedo delle mucche. Forse mi devo arrampicare qua su? Potrebbe essere una scelta intelligente arrampicarsi su una montagna durante un OHC? Non lo so, sinceramente. Io ci provo tantissimo, ragazzi. E vediamo quello che succede. Tanto voglio dire, cosa mai potrà accadere di brutto? A parte io che non riesco a salire. Signor Maialino, lei è venuto proprio a sacrificarsi di sua spontanea volontà, così a gratis. Tanto c'è gente che crasha in questo server, ragazzi. Sta succedendo... Guarda, non ve lo dico manco cosa sta succedendo. L'impossibile, l'impossibile sta succedendo. Appunto, l'impossibile. Io continuo a perdere ragazzi, cuori. possiamo fare la oro. Ottimo, ottimo. Tengo circa 10 di oro. Ok, continuo a cercare. Che tra un po' arriviamo pure noi in miniera. Don't worry. Allora, ragazzi, io continuo ad arrampicarmi. Ho, ho perso praticamente un cuore e mezzo, no, due cuori e mezzo. Non è per niente una bella cosa perdere due cuori e mezzo durante un UHC, però non fa niente, vorrà dire che devo trovare un sacco d'oro e altre mele. Ok, ok, con calma, altre mele qua le potrei trovare tranquillamente perché ci sono altre querce, quindi iniziamo a rompere queste querce qua. Mi piacerebbe tanto vedere delle mucche, ragazzi, perché mi sembra che qualcuno abbia un pezzo di pelle, però mi sa che ce n'hanno solamente uno, a noi forse dovrebbero servirci due libri, due pezzi di pelle. Non mi ricordo, raga. Io sinceramente, non mi ricordo. Ok, stiamo esplorando questa zona. Non c'è un cacchio, ragazzi. Non c'è un cacchio. Mucchette da qualche parte ce ne sono? Mamma mia, raga. Quella è una mucca. Quella è chiaramente una mucca. E io adesso, chiaramente, la devo andare ad ammazzare. Stavolta, cercando di non perdere altri cuori. Porca zozza. Criamor, sei in un OHC. Perché io mi dimentico che sto nelle OHC e gioco come se nulla fosse? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Allora, facciamo una cosa. Scialla, tranquilla, ci avviciniamo con molta calma, per fortuna che è ancora giorno Qua il giorno è bloccato Allora, signora Mucchetta, lei dovrebbe uh, Raga, vi posso confermare in live che i mostri si sono rispaunati Infatti ne ho affrontato appena due e ne ho perso un cuore per fortuna Bene, io ho appena preso due pelli Buono, buono Io continuo a prendere un po' di ferro, almeno così Io adesso mi faccio anche lo scudo, perché sì ok abbiamo eh, ufficialmente eh. l'enchanting table se troviamo dei diamanti eh non so io sono in cerca a dopo ciao ok ragazzi ufficialmente abbiamo la pelle per farci i libri quindi siamo a posto mi hanno appena avvisato che lo spawn dei mob è diventato attivo quindi tra un po' io me ne scapperò proprio velocissimo tornerò nella base quindi tanto la pelle ce l'abbiamo che ce frega di niente Saliamo qua su ragazzuoli Molto velocemente Sperando di riuscire a risalire È un casino qua Allora, Kriamor, porca zozza Non è che puoi morire da danno di caduta Che cacchio Cioè raga, bisogna stare attenti Perché qua si può morire male Io ve lo dico Poi voi lo, voi lo sapete Che mi seguite Che io nei parkour faccio abbastanza schifo Poi sulla Bedrock Edition Non so perché ma C'ha un salto diversissimo Cioè non, non riesco Raga, non riesco a fare il salto Vabbè sì, raga, tengo abbastanza ferro per farmi full iron. Non mi faccio pull iron? Sì, vai, fatti full iron. Perfetto, perfetto. Ok, allora, mentre lui si fa full iron, io qua torno nella zona dove ero all'inizio. Qui esattamente qua. Rompo un altro po' di querce, così proprio velocissimo e scialloso E poi, raga, sto punto a mano cerco un po' di mele. Vediamo che succede. Guardiamoci intorno, mi raccomando, attenzione. E mi sono trovato una mappa vuota nell'inventario Ah Ma ti, se ti serve, serve per vedere dove stiamo Io la tengo Pure io ce l'ho E per non perderci penso Presumo E comunque vedi anche la posizione degli altri che male non è Allora ragazzi siamo a 7 mele 7 mele io dovrei tornare in, uh, in posizione Quindi prendiamo la nostra bellissima mappa Per fortuna che ce l'hanno data raga Perché io senza mappa qua me l'ho già perso Allora io sono sto pallino bianco Quindi dovrei andare da questa parte più o meno Sì Perfetto, andiamo da questa parte Avevo rotto altri alberi che non trovo più ragazzoli. Forse stavano qua giù Voi uh, siete i pallini verdi e blu? Eh, sai che non lo so? Raga, io devo scendere con calma però da sto posto Perché altrimenti ci muoio malissimo, porca zozza Intanto signori sono 17 minuti di gioco Fermi tutti con molta calma Con molta calma, attento che non ci morire male Che ci rimango malissimo Là c'è un'altra mucca, potrebbe servirci? No, però la vado ad ammazzare lo stesso Ma dove cacchio è casa mia? Raga, mi date le vostre coordinate che vi raggiungo. Io sono alla base. Io sono in caverna, ma le coordinate sono un po' complicate. Raga, una botola di ferro può, può esservi utile. No, la puoi anche buttare. Comunque ragazzi, io mentre cerco di ritrovare la mia base perché mi sono perso tantissimo, per questo secondo episodio la finiamo qua, come potete vedere è appena iniziato il terzo. Quindi ragazzoli mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like, spolciate, condividete se il video e vi il canale sui vostri social e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina. Per questo episodio è tutto, vi do appuntamento, a dopo domani per il prossimo episodio.